passo indietro, Giorgio, un piccolo passo indietro. Ok, basta così. Babbo Natale, è la prima letterina che ti scrivo da adulto. Ho pensato di chiederti non un regalo per me o per le mie persone a me care, ma per l'umanità intera. Caro Babbo Natale, vorrei vivere in un mondo dove non ci siano problemi politici, di lavoro, di ingiustizie, di assurde follie e di illegalità. Non esiste. Vorrei che le grandi potenze mondiali risolvessero per sempre i gravi problemi della nostra terra, come quelli della fame, delle guerre, della povertà e del razzismo. Vorrei che non considerassimo il terzo mondo un pianeta lontano da noi milioni di anni luce. Vorrei un mondo dove tutti possono aprire gli occhi la mattina ed essere felici ed avere vicino qualcuno che li ami. Vorrei un mondo senza ignoranza e prepotenza, dove ogni problema, che sia piccolo o grande, possa risolversi semplicemente parlandone. Vorrei un mondo senza più violenza, dove l'unica arma concessa sia la parola. Vorrei non vedere una mamma e un papà tristi perché non sanno come sfamare la propria famiglia. Vorrei un mondo dove i bambini possano vivere la loro fanciullezza da bambini e sorridere con spensieratezza del cuore. Io, quello che desidero è un mondo in cui le persone si accorgessero che la fortuna in proprio possesso è tanta e la dividessero con chi non ne ha, così da capire che non è ricco chi possiede più soldi, ma chi più ne dà. È Natale, ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale, ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l'altro. È Natale, ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. È Natale ogni volta che speri con quelli che sperano nella povertà fisica e spirituale. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è una promessa, adempila. La vita è tristezza, supera. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. La vita è una gioia, gustala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. La vita è felicità, meritala. La vita è vita, difendila. La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare. Dove c'è fede, c'è speranza. Dove c'è speranza, c'è fede. Dove c'è amore, c'è pace. Dove c'è pace, c'è amore. Dove c'è fratellanza, c'è condivisione. Dove c'è condivisione, c'è fratellanza. E dove c'è fede, speranza, amore, pace, fratellanza e condivisione, c'è prosperità e giustizia per tutti. La peggiore malattia oggi e il non sentirsi desiderati né amati. Il sentirsi abbandonati. Ci sono molte persone al mondo che muoiono di fame,
o un numero ancora maggiore muore per mancanza d'amore. Ognuno di noi ha bisogno di amore. Ognuno deve sapere di essere desiderato, di essere amato e di essere importante per Dio. Vi è fame d'amore e vi è fame di Dio. Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là, dove regna la notte. Scopri una sorgente, fa bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posalo sul volto chi non ha mai pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza e vivi nella sua luce. Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo. Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere fratelli. Nelson Mandela, premio Nobel per la pace.